cose mi hanno colpito particolarmente. Intanto emerge l'idea di una Lombardia che ha ancora un forte tasso di positività. La Lombardia è una regione non solo forte, ricca, ma è anche una regione che tiene dal punto di vista sociale e che spata anche alcune convinzioni in questa analisi. Per esempio, ne cito una, mi ha colpito il fatto che il 98% degli intervistati esprima un giudizio di soddisfazione della propria vita con il coniuge, con il padre, e il 96% della propria vita con i figli, e in generale il 95% delle relazioni familiari. La famiglia è certamente un grande punto di tenuta. Il 95% dei lombardi è soddisfatto delle relazioni con la propria famiglia e solo il 20% dichiara di, diciamo così, di sperimentare la solitudine. L'82% dichiara di non sentirsi mai solo, cioè una tenuta sociale sorprendentemente positiva. Ma ci sono anche altre cose che sorprendono, per esempio alla domanda è soddisfatto dei suoi spostamenti in termini di mezzi usati e tempo impiegato per raggiungere le sue destinazioni, cioè la qualità del trasporto, tema di cui sapete che sono occupato lungo. Io mi sarei aspettato che la percentuale dei soddisfatti fosse mediamente bassa, e invece la somma di molto abbastanza soddisfatto arriva al 93%. Solo il 7% si dichiara poco soddisfatto, cioè evidentemente è una Lombardia reale che è diversa da quella che si percepisce anche magari grazie alla forza della voce di alcuni settori titolari, ovviamente sono un esempio di una realtà che è capace di far sentire la propria voce in maniera più marcata. Anche sui temi ambientali, tema che sono di grande allarme sociale, che vengono percepiti come tema fortemente critici, mi ha colpito constatare come il 92% dei lombardi dia un giudizio positivo sul verde, sui parchi, sulla gestione dei rifiuti, e addirittura il 74% anche sulla qualità dell'aria, che è uno dei temi più critici. È vero che la Lombardia è da Milano, è vero che se uno vive in Valtellina o nell'Oltrepò Pavese probabilmente ha molti meno motivi per dare giudizio critico sulla qualità dell'aria, ma questo quadro positivo, certamente anche molto positivo che emerge, è un elemento con cui fare i conti. Fatte queste tre sottolineature per dire che nella ricerca, poi ne troverete voi guardandoci, ci sono anche notizie di un qualche interesse che spaccano appunto qualche luogo comune. L'aspetto che più mi ha colpito sta intorno a questi tre temi. Tanto c'è una Lombardia del quinto che non possiamo dimenticare, diciamo così. Cioè emerge un quadro in cui l'80% dei lombardi è soddisfatto sostanzialmente del proprio lavoro, delle proprie condizioni di vita, delle proprie relazioni, vive in una casa di proprietà, ma c'è un quinto che vive in una condizione di difficoltà. Siccome questa ricerca è pensata anche guardando al futuro, dovremo fare in modo tutte le forze politiche del Consiglio regionale di mettere al centro della nostra attenzione questo 20% di lombardi che vive qualche condizione di difficoltà. E entrando nel dettaglio, questo lo si vede sia rispetto agli anziani, sia rispetto ai giovani, non voglio farla troppo lunga, ma ci sono la ricerca, un'interessante tripartizione per quanto riguarda sia gli anziani che i giovani, che fanno vedere come ci siano sostanzialmente divisioni di un terzo, di anziani che vivono in modo molto brillante, di anziani che vivono sereni, ma anche un terzo di anziani che vivono in condizioni di difficoltà, soprattutto nella mobilità, e così come c'è un terzo di giovani che hanno un lavoro stabile, condizioni di vita autonoma e indipendente, un terzo che è ancora dipendente dalla famiglia e un terzo che purtroppo vive in una condizione di disagio perché ha un lavoro precario, non ce l'ha del tutto e quindi rappresenta una domanda non soddisfatta né dalla società né dalle istituzioni. Questo in sintesi brevissima le cose che mi hanno colpito di più.